formazione ed istruzione. Perché solo la conoscenza rende liberi. Servizi alla persona, perché vi è più gioia nel donare che nel ricevere. Ricerca e sviluppo, perché nella ricerca alberga lo sviluppo, il solo in grado di rendere abili di scegliere. Progettazione ed erogazione di servizi di promozione, marketing e comunicazione. Perché nel comunicare, spesso, si nasconde la soluzione. Associazione Progetto Giovani. Innovativi per tradizione. Quando viaggi, la cosa migliore è perdersi. Ma è quando ci si smarrisce che i progetti lasciano il posto alle sorprese. Ed è allora, ma solamente allora, che il viaggio comincia. Tu goditi il viaggio, al resto pensiamo noi. Assicura Broker di Marco Cottone, le migliori assicurazioni al miglior prezzo. Dal 2007 Medi Networks offre alle aziende e ai privati sistemi di connessione evoluti, basati su tecnologie che permettono di far arrivare internet veloce ad Alcamo e in tutta la Sicilia. Offriamo soluzioni su misura e ti assistiamo passo dopo passo per migliorare l'operatività della tua azienda e connettere la tua casa senza DSL alla rete internet veloce. La nostra rete è senza cavi e portiamo la banda larga ovunque. Grazie ad una tecnologia che permette di raggiungere anche zone non coperte da servizi di connettività tradizionali. Potrai telefonare e navigare senza linea fissa o abbonamenti telefonici ad altri operatori e con tempi di attivazione immediati. A noi bastano 2 ore. Medi Networks, tecnologia evoluta che cresce insieme a te. Medi Networks, il tuo internet service provider di fiducia. Internet a banda larga a partire da 10 euro al mese. Connessioni in fibra 100 MB in promo a soli 23,80 euro al mese. Medi Networks, il migliore servizio al miglior prezzo. Chiama ora allo 0924 51 45 61. Cartolibreria Scholasticus, Alcamo, Viale Europa 280, 0924 51 4156. Promozione zaini Invicta e 7, tutto al 50%. Non lasciarteli sfuggire. Scholasticus Alcamo. Per lasciare un mondo migliore ai nostri figli. Per risparmiare soldi ed energia. Per portare la luce del sole nelle nostre case. Perché cambiare si può. Perché non è ancora troppo tardi. Lemon Sistemi. Tutti i colori dell'energia.
Buonasera, benvenuti qui su AP Web Radio. Questo è il programma Bordo Campo, il programma di AP Web Radio dedicato al calcio in collaborazione con i ragazzi di Kalinic e Borini ed altri supereroi. Presentano il programma questa sera Luca Iacaruso da Torino, Daniele Sporchia da Bergamo, Elia Liuzzi da Barletta, ospite della serata Vincenzo Raspanti del Milan Club di Alcamo. Ragazzi, a voi la parola. Buonasera a tutti e benvenuti a questa prima puntata di A Bordo Campo. Due parole per spiegarvi velocemente che cosa sarà questo nuovo format. Allora, daremo un'occhiata generale su quanto accaduto nell'ultima giornata del campionato di Serie A, daremo un'occhiata anche al futuro, a quello che verrà, quindi le partite d'Europa, gli incontri chiave delle prossime giornate di campionato. E siccome io e i miei colleghi di puntata di stasera abbiamo una leggerissima fede milanista, faremo anche un piccolo focus tutte le settimane, tutti i mercoledì, su quanto accaduto per il Milan nell'ultima giornata di campionato. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo subito a dare un'occhiata a quanto successo fino a lunedì scorso in questa ultima giornata. Se Paolo dalla regia mi mette la grafica dei risultati, iniziamo subito a darci un'occhiata insieme, perché è stata una giornata abbastanza frizzantina, come direbbe l'ex allenatore. Sì, vuoi le statistiche, giusto? I risultati dell'ultima giornata. Quindi non... Sì. Ok, allora... Ho perso qui, un attimino che vado a vedere. Scusate, tecnicamente... È stata una giornata abbastanza particolare, no, Eli? Inizia tu. Nefasta, direi. Visto il sorpasso che ci chiamavano da settimane ormai e che è arrivato. Insomma, dalle prima o poi ci dovevano superare. Ci hanno messo la velocità delle nuove Ferrari, ma ce l'hanno fatto. Luca! Sì, purtroppo è arrivato il sorpasso e... L'Inter sta prendendo la rincorsa e speriamo non abbia l'opportunità di allungare. Adesso domenica c'è il derby, una partita molto importante, diciamo che non è stata la miglior giornata con cui iniziare una nuova trasmissione questa per noi milanisti. Invece vorrei sentire il parere del nostro ospite d'onore Vincenzo. Giornata che doveva essere a favore del Milan, perché sulla carta c'era un incontro contro lo Spezia che doveva spianare la strada ad una possibile fuga, date anche la partita tra Napoli e Juventus e la partita tra Lazio e Inter. Invece quella che ci ha perso più di tutti è appunto il nostro Milan. Vincenzo, a te. Da milanista da lunga data, da grande milanista che mi sento di essere, queste partite capitano, specialmente quando tu poi la prossima settimana devi affrontare una squadra come l'Inter, un piccolo, come si dice, una piccola defaianza della squadra. Però io sono convinto che riprenderemo a marciare come abbiamo fatto per tutto il campionato, iniziando già da domenica, ne sono più che sicuro. I ragazzi mostreranno quello che sanno fare. Domenica che ci sarà una partita chiave, il derby, ma ne parleremo dopo. Intanto chiederei a Paolo se la grafica della classifica per iniziare a dare un occhio generale a cosa sta succedendo. Sì. In questo furore di alti e bassi, no? Perché qua la classifica si accorcia, una volta pareggia uno, una volta vince l'altra. Fatto sta che la corsa scudetto, ma anche la corsa ai primi posti europei, diventa sempre più serrata e sempre più complicata, con una forbice tra il primo e il settimo posto che inizia davvero a essere sottile e inizia a coinvolgere davvero tante squadre. Sì, ecco la grafica, già in sovrappressione. Ok, perfetto. Allora abbiamo in prima posizione l'Inter, che come abbiamo già detto ci ha sorpassato, dietro subito c'è il Milan, la Juventus perde, la Roma vince, il Napoli vince e la lotta a quarto posto, ma anche se vogliamo la lotta a scudetto, si accorcia. Luca? Sì, diciamo che questo campionato è un campionato che ci ha abituato a lunghi e riprese da parte di tutte le squadre alla fine. E comunque credo che la Juventus sia un attimino in ripresa nonostante la sconfitta con il Napoli, e il Napoli sicuramente con questa vittoria ha preso comunque coraggio ed è uscito un po' dalla crisi che si stava trascinando dietro,
E vedo molto insidiosa la Roma, perché nonostante i vari problemi di società, di spogliatoio e tutto quanto, sta mettendo dei buoni risultati in fila, quindi la vedo pericolosa. Vincenzo, chiedo a te, visto che tra l'Inter prima in classifica che ha 50 punti e la Lazio settima in classifica che ne ha 40, quindi ci sono soltanto 10 punti di distacco tra la prima e la settima, veramente pochi, si sta ricreando quasi la famosa corporation delle sette sorelle che non si vedeva praticamente dagli anni 90. Secondo te, domanda proprio a bruciapelo, chi vedi favorita per lo scudetto? Vedi solo una corsa tra Inter, Milan e Juve o vedi qualche possibile rientrante tra queste prime sette in classifica? Diciamo, vedendo l'impegno che ha la Juventus con la Champions, penso che se vuole lottare poi per lo scudetto gli verrà un pochettino più difficile. Comunque l'Inter è ben attrezzata, lo stesso Lazio, lo stesso Napoli, però non penso che abbiano un qualcosa gli manca per arrivare fino a fine campionato tra i primi posti. Io penso che noi siamo nel giro dei quattro, siamo lì, non ci allontaneremo da là, perché la squadra c'è, l'organico c'è, il gruppo, lo spogliatoio c'è, che quello è più importante di tutte le squadre, che si possa avere i migliori calciatori in giro. Se non c'è il gruppo, le squadre non funzionano. Questo gruppo c'è. Io sono per adesso felicissimo, così come tantissimi milanisti, perché era da tantissimo tempo che non vedevamo veramente giocare bene la nostra squadra. E siamo veramente felici per adesso. Ti chiedo, visto che nel pre-diretta mi hai detto che sei un amante del bel calcio e adori vedere il Milan giocare bene, tolto il Milan, che mi hai già confermato anche adesso che ti soddisfa molto come gruppo, come collettivo eccetera, tra queste sette squadre ce n'è qualcuna che ti impressiona particolarmente, che ti ha stupito per il bel calcio e che ti piacerebbe, se proprio dici, se proprio non è il Milan vorrei che fosse questa? L'Atalanta. L'Atalanta perché giocano veramente bene. C'è da fare complimenti a Gasperini e a tutto l'organico che hanno costruito per fare una bellissima squadra. Perfetto, diciamo che poi allora la parte alta della classifica l'abbiamo analizzata, adesso passerei con Elia alla parte bassa. Non ce ne voglia Elia, però tocca a te la parte bassa, quindi... la zona centrale, diciamo, si sta un pochino congelando, si stanno creando dei distacchi abbastanza netti. Quindi ci sono le prime sette, una parte che vive un momento di grande tranquillità, restano quelle le quattro per la lotta salvezza, ovvero il Torino, il Cagliari, Parma e Crotone. 17 il Torino, 15 il Cagliari, 13 il Parma, 12 il Crotone. Elia, come la vedi tu? Vedi una lotta solo tra queste quattro o vedi possibili risucchiate altre squadre come per esempio Fiorentina, Benevento, che sono qualche posizione più sopra? Io credo che fino a Fiorentina e Benevento sicuramente non si potrà stare tranquilli, perché comunque è un campionato matto, per così dire, dove si possono vincere partite impensabili e si possono perdere partite impensabili. L'abbiamo visto proprio con il Milan in quest'ultima giornata. E tra l'altro comunque il Crotone è una squadra che gioca assolutamente un bel calcio. È un peccato che abbiano perso ieri contro il Paris Saint Germain, forse non erano loro però secondo me sono un po' indietro nell'organico, è un organico che fa acqua da tutte le parti. Il Parma invece secondo me è un ottimo organico, ma ha un distacco importante. Però non darei per spacciato nessuno in questa lotta salvezza, soprattutto perché i nomi importanti delle squadre che vorranno assolutamente salvarsi ci sono, come Cagliari, Torino e Fiorentina appunto. Tra l'altro aggiungerei che hai detto giustamente, ieri il Crotone è stato impegnato in Champions League contro il Barcellona, scherzi a parte ce l'hanno messa tutto per ricordare il Barcellona, colore della maglia, Messias anziché Messi, cioè qualche analogia per farlo pensare, comunque c'era. Detto questo, andrei, abbiamo analizzato un pochino in linea generale quella che era tutta la classifica, andrei ad analizzare un pochino più nel dettaglio le tre partite principali di questa giornata, quelle che hanno focalizzato l'attenzione di tutti i tifosi, che sono nell'ordine Napoli-Juve, Inter-Lazio e poi parleremo di Spezia-Milan. Lascio a Vincenzo se vuole dire due parole su Napoli-Juve. C'è stata una grande polemica da parte di Pirlo per il rigore assegnato a Napoli, reputato generoso.
sembra che l'allenatore Pirlo abbia detto non si può dare un rigore del genere, la testa non si è neanche staccata dal resto del corpo, è una malata tutto sommato leggera. Paolo, tra l'altro abbiamo anche un meme a riguardo. Sì, arriva, eccolo qua, è arrivato. Con un De Laurentiis sconcertato, cioè si sta ribaltando la situazione, perché sappiamo che in Italia solitamente ci si lamenta dei rigori della Juve, con, a favore della Juve, non viceversa. Ma Vincenzo, dici tu, hai visto la partita? Vuoi dire due? Sì, ho seguito la partita. Due parole, vabbè, magari su Napoli e Juventus? Il discorso sta sempre là, i rigori, c'è chi li vede, c'è chi non li vede. È da anni che vediamo il rigore a favore della Juve, ci siamo scandalizzati abbastanza per diverso tempo. Se può capitare qualche volta che si vista al beciare, non penso che sia un qualcosa di sbagliato. Poi però la Juve ha cercato di fare qualcosa in più del Napoli, perché diciamo la verità, il Napoli ha sofferto tantissimo, però alla fine poi ha portato il nostro amico Gattuso ha portato il risultato che sia... Sembra strano, ma è stato utile pure a noi, perché noi abbiamo perso quella fine, risultavamo pensavamo di aver guadagnato qualche punto, invece non ne abbiamo perso, ma ne abbiamo guadagnato. Questo è interessante. Quanto riguarda poi che trovava la... c'è stata Inter-Lazio, la partita che ci è costata al primo posto. Inter-Lazio c'è stata. La differenza si è vista sul campo, anche se l'Inter l'allenatore dell'Inter, Conti, mi sembra che gioca un pochettino all'antica, palla corta e poi lanci lunghi, e questo cavallo pazzo che hanno riesce a fare la differenza in attacco, ma niente di più. Io come gioco di squadra ne ho visto pochissima, catenaccio e contropiede, non è un gioco che piace a me, che sia ben chiaro. Neanche a noi, onestamente, neanche a noi, però l'efficacia tante volte premia poi con i punti in classifica. Ci sono dei tifosi per i quali conta più quello, altri per i quali, come ho capito te, conta più il bel gioco, e sinceramente noi condividiamo la tua di filosofia. A proposito di Lukaku, che viaggiava abbastanza velocemente, abbiamo un meme con Lukaku che sembra essere stato contattato direttamente dalla Ferrari, perché diciamo che la Ferrari di Formula 1 qualche problemino quest'anno ce l'ha avuto, e hanno detto che probabilmente era meglio mettere Lukaku nel motore per cercare di dare un pochino più di cavalli, perché effettivamente qualche rallentamento c'è stato. Elia, chiedo a te, quanto è stato decisivo Lukaku per questa Inter? Quanto pesa la sua presenza? Si è un po' rivoltata la situazione, per citare il meme, no? Cioè, gli interisti ci additavano di essere così ibra dipendenti, e invece alla fine quelli molto dipendenti dal loro bomber, dal loro attaccante, sono proprio loro. Senza Lukaku l'Inter è completamente un'altra squadra. Vero che comunque quando corre è aiutato dalla scivolosità delle lacrime di Conte, però comunque è sempre un vantaggio averlo. Diciamo che la sfida tra Lazio e Inzaghi è stata anche su chi piangeva di più. Sì, ormai Conte e Inzaghi sono diventati famosi per i loro pianti. E invece abbiamo, diciamo, analizzato le partite delle nostre rivali, aggiungere anche quella della Roma, che ha vinto nettamente contro l'Udinese senza troppe storie, ma è arrivato il momento di parlare della partita che comunque è stata quella più decisiva della giornata, perché non perché noi siamo milanisti, ma perché il Milan da prima in classifica era quella chiamata a battere un colpo, invece purtroppo il colpo l'ha incassato, e anche abbastanza duramente. Intanto che magari Paolo ci mette in mostra le statistiche della partita, giusto per dare un occhio generale, un quadro generale di quanto accaduto, vorrei da Vincenzo un suo riassunto, una sua visione generale di Spezia-Milan. Spezia-Milan, il riassunto è facilissimo, non siamo entrati in campo. ci hanno dominato dall'inizio fino alla fine, inutile nascondersi dietro un dito. Abbiamo fatto la più brutta partita dopo, insieme a quella in Coppa, quando abbiamo perso pure 3-0 con Lione, se non si ricordo, con Lille, o anche con Lille, e anche contro l'Atalanta siamo riusciti a superare il centrocampo, perché ripeto, a dire, o entri in campo per vincere le partite, perché se entri così in sordina, poi le altre squadre si mettono a giocare. Premesso che hanno giocato veramente, veramente bene, hanno fatto un pressing a tutto campo fino davanti alla porta nostra, quindi onore e merito alla Spezia.
Luca e Lia, volete aggiungere qualcosa voi su come è andata questa partita? C'è poco da dire, però... Stiamo soffrendo. È stata una sofferenza, Eli. Secondo me ci sta comunque perdere con la Juve. Lo Spezia ha stupito tutti, è stata veramente la partita della vita, perché forse qualcuno di noi l'ha sottovalutata, no? Forse abbiamo visto che con le piccole siamo sempre riusciti a portarla a casa in un modo o nell'altro, anche giocando bene. Ci siamo forse creduti, forse abbiamo avuto un eccesso di fiducia, fino a che poi siamo scesi in campo e ci si è resi conto che lo Spezia aveva 1, 2, 3, 4, forse anche 5, 6 marce in più di noi, e siamo stati letteralmente asfaltati. Ma andiamo un attimino più nel dettaglio. C'è stata la questione approccio alla partita, e qua chiedo ancora a Vincenzo. Pioli ha detto: no, l'abbiamo interpretata bene, sono stati semplicemente superiori loro, la classica serata no. Il capitano Romagnoli ha detto: l'abbiamo sottovalutata, ci sono stati degli atteggiamenti che ci hanno già fatto capire che non eravamo concentrati. Tu come la interpreti questa cosa? Due hanno ragione, sia il mister che Romagnoli, però non si può nascondere uno dietro l'evidenza, ci hanno massacrato. Noi una palla dietro un passaggio, due passaggi insieme non riuscivamo a farle perché eravamo contrastati da una forza veramente fisica e mentale più forte di noi, perché sbagliavamo tutti i passaggi. Poi tra l'altro l'innesto di far entrare subito Benacer, secondo me, che veniva da un infortunio al primo tempo, io queste cose non le rischierei mai, però lungi da me pensare male del nostro allenatore, che ha fatto miracoli veramente con questa squadra, quindi ci può stare, ragazzi. Non abbiamo intrapreso un calcio d'inizio come le altre volte, perché le altre volte addirittura abbiamo fatto quel gol in 6 secondi, quindi non c'è stata la mentalità. Non so che cosa sia capitato a tutte 11-14, perché pure quelle che sono entrate alla fine si sono incasinate pure loro a perdere pallone. Non c'è un singolo calciatore che si sia salvato quella partita, mi dispiace dirlo, ma è veramente così. Sì, noi siamo d'accordo con te su Pioli, nel senso che è arrivato con una squadra che veramente era allo sbaraglio, cioè non ce ne vogliono, ma le squadre dell'oratorio erano forse più organizzate del Milan, del buon Giampaolo. È riuscito piano piano a mettere in ordine un pochino le cose, grazie anche all'arrivo di Ibrahimovic, grazie a tanti fattori che piano piano si sono susseguiti in questi mesi, fino a portare un Milan che veramente è stato tra i più belli visti negli ultimi 10 anni. Noi in pagina su Kalinic, Borini, Alti Supereroi abbiamo sempre difeso a spada tratta Pioli, le abbiamo mosso delle piccole critiche nell'ultima giornata, ovviamente critiche costruttive, perché abbiamo notato che, per dire, nelle partite dove il Milan va in grossa difficoltà, come per esempio quella di sabato, come per esempio con l'Atalanta, come per esempio è successo con Lille, come hai detto tu giustamente prima, fatica cioè va in palla la squadra e lui tende ad andare in palla con la squadra, cioè fatica a trovare una quadra per provarla a ribaltare. Forse Eli, tu eri uno dei fautori di magari un cambio modulo a partita in corso, sarebbe forse cambiato poco, ma si poteva provare a ribaltare le sorti della partita? Sì, sicuramente, perché diciamo che continuare tenendo lo stesso modulo, cambiando semplicemente i giocatori e non facendo neanche un upgrade con i cambi, ma ritrovarsi lì a dover mettere Castillejo per Salmaker, per dirne una, non ti cambia la partita sicuramente, con tutto rispetto per il buon Castillejo. Quindi magari tentare un approccio un po' più spregiudicato, tentare una difesa a 3 inserendo Tomori, tenere Salmaker e Teo sulle fasce per cercare di mettere qualche cross, e a quel punto sarebbe stato anche utile Mandzukic in aria, sarebbe stata secondo me una scelta molto più azzeccata. Luca? Io sono abbastanza d'accordo con Eli, cioè nel momento in cui vedi la squadra in palla, una soluzione potrebbe essere quella, sì, di provare a muovere un attimo le carte in campo, anche perché lo Spezia la partita l'ha vinta a centrocampo, con quei 3 a centrocampo che si mangiavano Kessié e Bennacer. Magari mettere anche in parità numerica al centrocampo, comunque allargare la squadra per far allargare il loro centrocampo e creare più spazi, poteva essere una soluzione. Poi è andata così e sicuramente ci sono dei motivi, e speriamo che ci sia una reazione.
Diciamo che poi siamo anche diventati di bocca buona noi, no? Dopo queste 50 partite circa consecutive ricche di risultati positivi, solo positivi praticamente, a cavallo tra le due stagioni ovviamente, ci siamo abituati bene, ancora meglio forse dei vecchi tempi che ormai iniziano a diventare tempi preistorici, perché al Milan, il vecchio Milan inizia a essere quasi di 15 anni fa. Perché tolto lo scudetto 2010 dobbiamo andare indietro fino al 2007 per il grande Milan e i grandi trofei. Sì. Infatti Vincenzo ci fa vedere la mini Champions League che mostra con grande orgoglio e gliene siamo riconoscenti. Adesso andrei a guardare il calendario delle prossime partite del Milan, perché sarà un calendario decisivo e sarà uno snodo cruciale di questa stagione, anche se per una squadra che sta ottenendo delle prestazioni superiori alla media inaspettate, ogni partito, ogni giornata diventa a modo suo cruciale. In particolare le prossime due ci diranno forse chi siamo, anche se comunque vada non sarà ancora finita, perché mancheranno ancora 15 giornate al termine di queste due partite con Inter e Roma. E chiedo a Vincenzo, come vedi questa coppia di partite di campionato, che poi in mezzo avranno anche l'Europa League, dalla quale parleremo dopo? Allora, siamo sempre alle solite, le partite si giocano singolarmente, prima si gioca quella di domani sera, poi quella di domenica e poi l'altra ancora. L'importante è entrare con la voglia di vincere le partite, poi prima si dà e poi eventualmente si prende. Iniziamo a giocare, iniziamo a fare il calcio che abbiamo fatto in questo ultimo partito, in questo inizio stagione fino alla penultima giornata che abbiamo perso. È che noi possiamo giocare con chiunque. Io ho visto veramente un bel gioco. Non possiamo pensare che il Milan sia scomparso dall'oggi al domani, a meno che non ci sia qualcosa di preparazione atletica sbagliata, che non penso, che non credo che possa capitare per tutti i 14-15 calciatori più usati dal mister, che tutti insieme crollino. Quindi vediamo la partita domani sera, poi vediamo quella di domenica e poi vediamo la Roma. Comunque io ancora per il campionato, anche a malincuore, per chissà domenica non facciamo il risultato, ancora il campionato è lungo e l'Inter non è una squadra che macina a gioco, che possa fare il risultato con tutte le squadre, avrà le sue difficoltà e noi saremo lì ad aspettare. Vincenzo, anche se non si usa fare i pronostici, non ti chiedo il risultato esatto e non voglio sapere quale partita vinceremo, perderemo o pareggeremo, però dimmi quanti punti tra Inter e Roma? 3. 3, ok. Quindi una vinta e una persa. Luca, secondo te? 6. Oh, ottimista. Elia? Abbiamo detto tutte, a questo punto 0, così c'era anche il 4 e il 2 comunque. Della serie, cioè il prossimo passo tagliamoci le vene. Allora, andrei a dare invece, visto chiuderei il discorso campionato, visto che siamo già andati ad analizzare la prossima partita, però ricordiamoci che ci sono anche le coppe europee. Adesso ad esempio in campo c'è la Juventus, che fino a pochi minuti fa era sotto di un gol, 1-0 contro il Porto, però domani c'è l'Europa League, abbiamo una grafica riguardo con i match che vede tre italiane impiegate, di cui due sono di fatto due rivali comunque per la corsa al quarto posto / scudetto. Abbiamo il Milan che giocherà contro la Stella Rossa, la Roma che andrà in Portogallo contro lo Sporting Braga e il Napoli che andrà in Spagna contro il Granada. Elia, chiedo a te, con il Milan, sembra che il Milan farà parecchio turnover domani, sei d'accordo? Pensi che l'Europa League sia un peso? Pensi che le altre squadre faranno come il Milan o proveranno a puntare a raggiungere, diciamo, le fasi finali? Tu cosa faresti? Personalmente credo che sia più importante il campionato. Sono sicuro che tutte le competizioni vadano rispettate. E sono sicuro che quello sia anche l'intento della dirigenza, altrimenti a gennaio non avrebbero fatto interventi sul mercato. Sono sicuro che vorranno comunque continuare quantomeno ad andare avanti. Personalmente io terrei più il focus sul campionato, perché io credo che una stagione come questa vada sfruttata, perché è sicuramente un grande assist. Per quanto riguarda le altre, invece, secondo me il Napoli ha avuto un sorteggio non proprio facilissimo, perché comunque il Granada anche in Liga si sta dimostrando una mina vagante.
hanno un bel gioco, bello tosto, qualche bel giocatore. I famosissimi calciatori del Granada, immagino stasera sarà pieno di tifosi del Granada che aspettavano una tua sintesi, no? Su. Luca. Sì, per quanto riguarda l'Europa League, ahimè, hanno deciso di rispettarla. In questa situazione qua, dove fai una stagione dove praticamente fai 21 giornate da primo in classifica, dove hai veramente la concreta possibilità, non dico di vincere lo scudetto, ma di arrivare almeno quarto e tornare in questa benedetta Champions League, credo che bisogni... che ci sia bisogno di puntare sul campionato. E l'Europa League la giocherei facendo turnover, sì, e in caso di passaggio di turno, ma anche oltre gli ottavi, quindi i quarti, lì inizierei a mettere la squadra titolare in quel caso, quando le cose diventano importanti. Assolutamente, assolutamente. E prima di chiedere il parere di Vincenzo, vorrei chiedergli un parere sul mio di parere. Allora, che poi è quello che riportiamo in pagina insieme agli altri ragazzi. Ovvero, noi siamo convinti che quest'anno il quarto posto sia, quarto posto addirittura lo scudetto, sia un obiettivo non capitato per caso, però sicuramente inaspettato. Siamo convinti che buona parte di questa mezza impresa che sta facendo il Milan di Pioli sia dovuta alla presenza di Ibrahimovic, che ovviamente non è l'unico artefice di questo, perché abbiamo dimostrato anche senza lo svedese di poter vincere, ma sicuramente come personaggio dentro lo spogliatoio fa molto e aiuta molto a tenere l'armonia. Quindi io, Vincenzo, ti domando, non sarebbe meglio fare un focus totale sul campionato, considerando che comunque Ibrahimovic non è eterno, considerato che comunque il Milan non sembra avere le risorse economiche senza la Champions League per andare a prendere un attaccante forte quanto Ibrahimovic e carismatico quanto Ibrahimovic? Sicuramente è importantissimo il campionato, perché come ho detto poco fa, c'è la possibilità di vincere lo suo scudetto, perché come ho detto la Juventus deve badare più alla Coppa, almeno quella che gli manca in quella bacheca da tantissimo tempo. L'Inter è attrezzatissima, ha un Barella che è veramente meraviglioso, perché uno è giusto dare a Cesare quello che è di Cesare. Barella è uno dei più forti calciatori che ha l'Inter, più forte di Lukaku, che sia ben chiaro. E gli tiene un reparto, gli tiene mezza squadra, e centrocampo, difesa, attacco. Però ripeto a dire... Anche se si fa male qualcuno, Barella torna sempre buono. E no, è utile pure per eventuali infortuni. Però ripeto a dire, penso che siamo là. Se non ci crediamo, non ci arriviamo. Ci dobbiamo credere, ci devi credere. Ibrahimovic è fortissimo, ha dato uno schiaffo morale a tutti quei ragazzini che erano là nello spogliatoio e magari non avevano quella voglia di sacrificio. Invece con lui adesso vedi che buttano il sangue quasi tutti, tranne quelli che hanno il loro limite come Dalot, che non è da Milan, seriamente. Abbiamo patito l'assenza del nostro grandissimo Calabria, quindi siamo là, non aspettiamo. Io non ho fretta di arrivare primo in classifica con 2, 4, 5 punti. A me, anche l'ultima partita, io mi ricordo l'ultima partita che il campionato che abbiamo vinto con Zaccheroni, che all'ultima partita abbiamo vinto il campionato. Non fa niente, arriviamo fino alla fine là e così ce la vediamo quando siamo alla fine del campionato. L'importante è crederci sempre fino alla fine. E vorrei chiedere a Elia se secondo te si è sentita di più la mancanza di Calabria o la presenza di Dalot? È stato un po' un misto delle due cose. Sicuramente Calabria ha pagato caro il suo risetto post ammunizione, però Dalot ce la sta mettendo davvero tutta per far rimpiangere i Ponti, per esempio. Ma forse anche il buon De Sciglio farebbe meglio. Va bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura di questa puntata, in chiusura della nostra scaletta, però prima di salutarvi vorrei chiedere a Paolo, abbiamo l'ultimo contributo grafico per far vedere il derby che noi ricordiamo con più piacere, perché noi siamo amanti dei giocatori scarsi, quindi c'è stato un derby che l'ha rappresentato veramente nel migliore dei modi. Quello, allora,
dimmi Paolo quando abbiamo la grafica. Perfetto, come potete vedere in grafica abbiamo Montolivo e Juan Jesus, capitani di un derby dannata clamorosa, cioè come il Dom Perignon del 1995, cioè lo vogliono tutti. Quella lì è stato forse il derby con più giocatori scarsi in campo tra Inter e Milan, cioè praticamente di quei 22 non so se il Crotone di oggi li avrebbe voluto qualcuno delle formazioni titolari. E con questa possiamo chiudere, dandovi appuntamento per mercoledì prossimo, dove spereremo di non fare un 2 su 2 qui a PWeb Radio con una sconfitta del Milan. Saluto e ringrazio innanzitutto Vincenzo Raspanti, presidente del Milan Club di Alcamo, per la sua competenza sportiva e per la partecipazione alla nostra puntata. Saluto Luca Iacaruso. Ciao ragazzi. E saluto Elia Liuzzi. Ciao ragazzi. Grazie a voi, alla prossima, che ci sarà il presidente del Milan Club da Vincenzo, insomma, per la prossima trasmissione. Si vola sempre più alto, Vincenzo. Ok, buona serata a tutti, a chi è che ci ha seguito. Grazie a Paolo e grazie a voi, ragazzi. Ok, ciao a tutti, buona serata e buonanotte. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao.